Vi ricordo che chi mi consiglierà un deck qui sotto verrà salutato nel prossimo video. Quindi consigliatemi un buon deck, anche stupido, va bene, anche stupido. E vi lascio al video, buona visione. Ma ragazzi, il mio Raff, oggi siamo qui su Clash Royale. L'episodio non me lo ricordo, vabbè, lo leggete da qui sotto. Comunque, come al solito, abbiamo tutte le casse. Dovete mettere like solo per questo, perché io ci metto un casino di tempo. Perché tre volte spuntano le casse argento, una d'oro, 50.000 d'argento, un'altra oro e via così. Comunque avevo anche un baule gigante che ho aperto per sbaglio, perché sono un coglione di merda. E lì manca un baule omaggio, perché sono coglione per due. E ho aperto anche quello per sbaglio. Grande Raffo. Ma la cosa che vi voglio far vedere non è questa, ma questa. Oddio, caro Claudio, che bello che mi porti qualcosa di bello. Il tuo amico Claudio 2, che sono uguali, raga. Il naso è uguale. Sono fratelli, si vede che sono fratelli. E direi di andarlo a comprare, perché non vedo l'ora di provarlo. È una delle carte che mi manca, dopo tutte le altre leggendarie, ovviamente, che non troverò mai più. Ho trovato due leggendarie e già questo è troppo. Comunque il bocciatore è una carta che mi mancava, quindi ne andremo a comprare due. No, non so perché due. Perché due? Oh, che bello vedere quel numerino lì sotto. Troppo bello. Eccolo. Prima o poi, raga, avremo tutte le carte. Sarà una cosa un po' difficile, anzi un po' troppo difficile, però ci riusciremo insieme. Sono entrato in un altro torneo ed ero quinto. E mo sono, vediamo un po'. Sono 29esimo. Allora, o mi prendete per il culo, perché io ci metto giornate intere per arrivare quinto, primo, come nello scorso episodio, e scendo e mi incazzo. Io mi incazzo. Allora, io lo so che lo fai apposta, Clash Royale. Lo so che mi vuoi fare incazzare anche in questo episodio. Sì, perché andremo a fare un attacco. E mi incazzerò un'altra volta. Sì. Ovviamente, 3 ore qui ad aspettare. Mi sa che faccio in tempo ad andare a prendere un caffè al bar e una brioche. E torno qui, che è ancora in caricamento. Ma ti muovi! Cioè, è passato il tempo stimato e ancora deve caricare. E vabbè, allora mi prendi per il culo. Iniziamo bene! Oh! Ave Maria! Meglio tardi che mai! Ben! Il suo nome mi ricorda Ben 10. Allora, in questo caso dovrei andare ad attaccare. E sì, infatti ho sbagliato a mettere il cannone. Però, dettagli, noi siamo Acab! Oh, cacchio, ma come faccio? Ma come faccio? Ma come faccio? Ammazzo quel cazzo di mago! No! Oh! Han fame! Morite, barbari! Morite! Lo sapete che io odio i barbari. E quando li vedo mi... Oh, porca miseria. Quando li vedo mi sale il Cristo. Ma ha sprecato i barbari, quindi non può difendersi dal mio. Ma perché? Perché ha messo il gigante lì? No! No, gli sgherri! No, gli sgherri! Ha un deck molto, ma molto costoso. Cioè, ha il pecca, ha il gigante, ha il domatore. Manca solo che abbia, non lo so, il golem. Ma mette il golem, vi immaginate? Sì, ha sprecato di nuovo i barbari, che bello. Però non è una cosa buona che abbia messo il domatore. Ma non ci faremo battere così. Non possiamo perderla questa. Non possiamo, perché sennò mi incazzo. Ora non si potrà di... Oh, cacchio, madonna quanto mi fa paura il pecca, che ci mette 3 ore a caricarsi. Sì, falla fuori, sì! E vai. Ma non è ancora vinta, perché? Perché potremmo anche perdere, non lo so. Resta il fatto che dobbiamo fare... Oddio, il pecca è morto, non so come. Eh sì, però muori, mago del cazzo, muori! Non muori, il mago! No,
No, un altro mago. Ora vedi cosa ti faccio io, brutto stronzo. E togliti, stronzo. Ha messo il pecca sopra il gigante royale, grandissimo. Cacchio, il pecca mi fa paura, molta, molta, molta. Deve morire, deve morire. Sì, fai fuori la torre. No, 399. Dio, se lancio il pecca. No. Sì, e vai. La prima partita. È la prima volta che faccio una partita e la vinco nel mio canale. Veramente miracolo, dobbiamo festeggiare. Prima di vincere una partita devo almeno farne 30.000, che ovviamente perdo tutte. Comunque direi di andare a spacchettare. Lo so che non aspettavate altro che questo momento. Direi di andare veloce perché solo casse, veramente non troverò mai nulla. Perché sì, ogni fottuto episodio io apro 30.000 di queste casse d'oro e non trovo nulla, ma nulla. Ecco, domatore, grazie, 3. È una cosa impossibile, veramente non trovo nulla. Io veramente ci credo. E mi escono 2 giganti royal. Ma sì, dammi altre tesle. Altri 3 domatori. Ho un déjà vu. Dai, terzo baule. Un'orda di sgherri per non essere tirchi. 7 su 800. Grazie, baule d'oro. 3 estrattori. E il mortaio, giusto per cambiare. Tra l'altro ce l'ho a livello 2 e ne ho quasi 1000. Oh mio Dio! Quarto baule. Spirito. Torre bombardiera, che non la uso più, però la usavo un casino. Oh, epica! Sì, e vai, epica. Che bello! Una volta nella vita doveva capitarci, no? Ok, gli ultimi 2 bauli. Torre infernale e spirito del ghiaccio. Grazie, non sei servita un cavolo, però grazie lo stesso. L'ultimo baule, quello della corona. Oro, ok, gemme come al solito. Bombarolo, valchiria, che la uso. Spirito di ghiaccio e... un pecca! Mamma mia, 2 epiche in questo episodio. Strano ma vero. Madonna quanto è cazzuto quel pecca. Comunque ragazzi, per questo episodio è tutto. Se vi è piaciuto lasciate mi piace, commentate, iscrivetevi. Noi ci vediamo al prossimo giorno con un prossimo video. Bye ragazzi.